Buonasera. Lo conoscete, il direttore della Stampa in libreria con il suo nuovo saggio Il ritorno delle tribù, la sfida dei nuovi clan all'ordine mondiale, ed è edito da Rizzoli. Allora, lei dice in questo saggio, direttore, che sono due le principali sfide delle nostre democrazie. Quali sarebbero? Una viene da Oriente e l'altra viene dal nostro stesso Occidente. Da Oriente sono le tribù della Jihad, che nascono da una protesta violenta contro gli stati nazionali arabi, e dall'altra invece nel nostro Occidente sono le tribù della povertà, dei disagiati, che danno vita al populismo, che chiama in causa e contesta i nostri stati nazionali. E lei dice che questa contestazione degli stati nazionali porta al tribalismo, e da qua il titolo. Cosa intende? Il sistema di aggregazione degli individui, nella misura in cui gli stati nazionali falliscono, torna alle identità primordiali. Nel mondo arabo-musulmano si torna al clan, la milizia, la moschea, la tribù. Nel mondo occidentale anche si torna a un concetto di tribù, che è o il localismo in politica, il leader locale conta più del leader nazionale, oppure quei leader che sanno rappresentare le comunità più colpite dal disagio. Ad esempio Trump negli Stati Uniti con il ceto medio bianco. È il tribalismo che si afferma su entrambi i fronti, un tribalismo economico in Occidente e un tribalismo militare nel mondo arabo-musulmano. Lei dice che per leggere insieme questi due fenomeni bisogna parlare ad esempio dell'immigrazione di massa. Perché? Perché i flussi migratori partono dall'Africa e dall'Asia perché siamo di fronte a un processo di decomposizione degli stati nazionali. Lì dove gli stati nazionali implodono o spariscono, come in Libia o in Siria, sono i paesi da dove si originano i flussi migratori, attraverso i quali passano i flussi migratori. Una volta che arrivano in Occidente, alimentano la protesta populista, cioè spingono le tribù del disagio economico ad individuare nei migranti un moltiplicatore della loro sofferenza. Quindi i migranti da una parte... Ecco, allora abbiamo avuto per una volta una spiegazione... Ecco, per una volta una spiegazione chiara di come passa il disagio da un punto del mondo all'altro. Anche questa è la globalizzazione, no? E Europa e Italia, cosa succede da noi? Ma io credo che sin dal giugno dello scorso anno le elezioni amministrative hanno visto il prevalere delle entità locali su quelle nazionali. Già allora i partiti nazionali persero, perché a Roma, Milano, Torino ci furono espressioni e risultati che nulla avevano di nazionale, avevano dei leader locali. E poi in realtà il referendum che ha portato alla sconfitta del quesito referendario ha visto una mobilitazione di massa, espressione del disagio frutto delle diseguaglianze economiche del nostro paese. E i partiti tradizionali in Italia sono in seria difficoltà di fronte alla manifestazione di un disagio che nasce dalla localizzazione delle comunità politiche. Sostanzialmente anche nel nostro paese è in atto una tribalizzazione della vita pubblica. Senta, concentriamoci allora sull'aspetto del populismo. Chi lo incarna? Stiamo avvicinandoci velocemente alle elezioni. Chi incarnerà questo spirito populista? Perché dipende dai commentatori, no? Qualcuno dice Salvini, qualcuno dice Grillo, qualcuno dice Renzi, qualcuno dice Berlusconi. Sono tutti un'incarnazione di questo spirito populista, ognuno di qualche aspetto? La mia impressione è che il disagio che c'è nel nostro paese, che ha un'origine economica e sociale, è frutto di diseguaglianze che non hanno colore politico e che tutte le forze politiche esistenti hanno difficoltà a intercettare. Il 35-40% dei giovani italiani senza lavoro, un calo delle iscrizioni all'università del 40% l'anno, il fatto che il 27% delle famiglie vivono in povertà, secondo l'Istat. Attenzione, povertà significa non avere 400 euro da spendere in un'unica volta, o significa non avere soldi per pagare l'alimentazione dei propri termosifoni in casa. Questo significa che l'entità del disagio è superiore alla capacità di rappresentanza di qualsiasi tipo di forza politica. Bisogna tuttavia dire con grande sincerità che questi disagiati chiedono protezione alle forze politiche. E ci sono alcune forze politiche più abili nel trasmettere questo concetto e questa volontà di protezione dei disagiati rispetto ad altri.
trasmettono di saper rappresentare il disagio, trasmettono di volerli proteggere, ma poi sono in grado di farlo. Sono in grado di dare risposta al disagio e di istituire un sistema di protezione? Io sinceramente la mia esperienza di questo ultimo anno e mezzo di direzione della stampa, ho girato molto il paese e la risposta che mi sento di dare è negativa. In più città, in più province, persone di estrazione completamente diversa, di idee completamente diverse, che siano conservatrici o progressiste secondo i canoni del Novecento, esprimono comunque questa richiesta di essere protette dalle istituzioni e dalle forze politiche perché sentono di non esserlo. Lì dove protezione, attenzione, non significa solamente sentirsi poveri, ma significa ad esempio che il proprio giardino sotto casa non è tenuto bene, perché ad esempio per le persone anziane il verde nel proprio comune ha a che vedere con la protezione della qualità della propria vita. Queste sono cose, sono concetti profondi che riguardano milioni di cittadini, dei quali le forze politiche tradizionali ancora non si occupano. Il ritorno delle tribù, Maurizio Molinari, grazie per essere stato con noi. Grazie.